Ovviamente lo lasci da game, no? Quindi se hai sto perk e ti rompo i totem, li riaccende lui dopo 20-30 secondi e accende un max di due randomici. Il problema è che tanto sanno dov'è, quindi lo rifanno. Non è che ha molto senso. Una volta The Game, che onestamente col Blight mi piaceva tantissimo giocarlo. Non capisco perché quittano le persone, sto giocando Billy solo bambuso zaggando fino a che non sono qua tra terra. È fun. Non so per loro quanto, però. Impossibile nascondersi, Valium. Io moro questo per... Ma dove cazzo sto andando? What the actual fuck? Mi sono incastrato. Mi sto incastrando a spam. Go away! Dipende dal punto di vista. Beh, beh, quello è ovvio, come sempre. Un altro Godpal che mi devo mangiare. It hurts. Help me. Non c'è il... Cazzo, non c'è l'uncino nell'angolo lì. Ma che cazzo è sta roba? Tipo sempre c'è quel cazzo di gancio. Raga, non ho ganci vicini. Ci arriva questo? Penso di sì, però di poco. Eh vabbè, ma è una gioia. Minchia, insta save. Un 22 verso Luke che non esiste. Lì c'è sempre Luke, praticamente. 90% del game lì esiste. Snake fa il cosplay del Blight. No, perché poi mi dovrei iniettare cose in vena e non voglio. Se ci fosse qualcuno giù. What? Fuck. Il cosplay del clown. Quello non serve, lo sono già. Beh. ADS forse. No, non lo sto indossando, lo sono già. Voglio le slide comunque. Cioè a me andrebbe bene anche solo rimettessero le slide, senza che rimettano tutte le belle tech fighe eccetera. Almeno la slide, cazzo. È l'unica che voglio. Ma dove sono tutti in tutto questo? Perché lui è il più forte? No, il più forte è la Nursa. Però il Blight è tra i killer più forti. Per la pressione che dà, la velocità che si muove in giro. E quello che ci puoi fare, insomma. Insieme anche al Billy. Billy però è più forte del Blight. Sono lì. È più forte ma è più difficile.
Il cervello di Billy. Il cervello dice Billy, ma il cuore Blight. Non sono stupito dalla risposta. Però non sono facile da usare tipo su console. No. Allora, Billy da console è giocabile, anche se non è facilissimo, ma lo puoi tranquillamente giocare. Blight no. Blight da console è uno dei, è il killer più difficile da giocare a mani basse. What? Da che distanza mi hanno rotto sto pallet? Oh, c'ho la siringa impiantata nel polso. Yeah, adesso giochiamo a Pallet Simulator. No, ho sbagliato. Upsi. Tre droppi. Io aspetto dicembre, non per Natale. Per cosa aspetti dicembre? Sempre io da PC che gioco con il controllato. Sono fuori di testa. No, se giochi su urlo ci può anche stare. Però da killer ti consiglio di cercare di imparare a giocare con mouse e tastiera. È troppo più vantaggioso. Vabbè. Per il Torino Comics. C'era ancora il pallet, pensavo di averlo rotto prima. Oddio, non mi ha fatto il così con la testa, strano. Ora ci sono talmente tanto abituato a sto cazzo di bug. Non riesco alla PC. È questione di abitudine, semplicemente. Una volta che vi abituate, ragazzi, diventa molto più semplice. Ignoto di basso. Ma cazzo è andato? Ah, di qua. Niente. Non riesco a mirare giusto. Non è molto forte. E qua è zonato. Deve droppare il god. Vabbè, sei un pazzo maniaco però allora. Not so fast. Not so fast. Ah già che qui non c'è neanche un cazzo di gancio. E sul gancio si vola. Mancano gli ultimi due. Abbastanza chill come game. Quali sono i tasti migliori da mettere? Bah, non ce n'è uno in particolare da mettere, secondo me. A parte Q e D per girare la visuale. The Dard? No. Vabbè. Voleva andare nel basement, ragazzi. Oh, vedo del sangue. C'era un ratto nel basement. Ecco cosa c'era nel basement. Grazie. Su 5 M1 e si gode, in che senso? Sempre non godere uccidere ratti. Perché
nei locker nascosti da un'altra parte. Ma perché nei locker nascosti da un'altra parte? Tanto era lì, ormai non poteva più uscire.